comunicazione, sostenibilità e la comunicazione. Io quindi rappresento questo gruppo composto, come vedete, da questi quattro partner più il CREA, che va a cercare di analizzare il sistema che andiamo a analizzare. Questo è uno schema del sistema proposto con le quattro piante di cui abbiamo abbondantemente sentito parlare. La differenza dagli schemi che avete visto prima è che questo non è solo quello che è potenzialmente possibile fare in letteratura, ma è quello che effettivamente il progetto prevede di realizzare o comunque di testare. Quindi vedete che alcune infiorescenze, semi e paglie possono essere sfruttate. Abbiamo un po' un dubbio sulla possibilità di valutare anche le paglie di lino. Per adesso non le ho ancora inserite. È importante notare che anche l'interramento dei residui colturali andrà a essere inserito nella valutazione per valutare qual è la dinamica del carbonio nel suolo e quindi andare a leggere la carbon footprint del sistema agricolo, quantomeno. Ci sarà, per quanto riguarda la sostenibilità, voi vedete che chiaramente l'aspetto cruciale è quello di definire esattamente il sistema, sia per la sostenibilità ambientale che quella economica e sociale, proprio per poter in questo modo andare a identificare quali sono i tratti maggiormente impattanti o maggiormente costosi, insomma, per capirsi. Non ho il tempo di dilungarmi in questi aspetti. Per quanto riguarda invece in colonna a sinistra, vedete l'aspetto della divulgazione e in particolare la diffusione formazionale agli agricoltori di cui si occupa Erata, il trasferimento dell'innovazione di cui si occuperà invece di cui si sta occupando il Giorgofi, e la divulgazione al grande pubblico di cui si occupa Legambiente Toscana. Quindi abbiamo tre attori che si occupano di tre fasi diverse del sistema. Allora, per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, una delle prime cose che abbiamo fatto è stata quella di digitalizzare i campi delle nostre aziende. Facciamo un esperimento. Io ho provato a fare un tour con Google Earth. Fatemi sapere se riuscite a vedere il sistema. Praticamente queste sono le aziende. Lo vediamo, lo vediamo. Perfetto. Questo ci consente non solo di dire esattamente quant'è la misura. Vedete i campi di lino in blu, camelina in rosso e in verde di canapa, seme o infiorescenze più chiaro. E queste sono le aziende. Ma questo ci consente quindi non solo di identificarle, ma la digitalizzazione ci consente di avere una serie di informazioni che vedete qua sulla sinistra, che noi possiamo aumentare la conoscenza utilizzando ad esempio il soil system, cioè quelle caratteristiche pedologiche. Oppure che ne so, il carbonio nel suolo, carbon stock a queste scale, quindi avere già delle informazioni su queste basi, come potete vedere da questo. L'identificazione corretta di tutti i campi quindi ci dà una grossa possibilità con le capacità del digital soil mapping di oggi di avere moltissime informazioni. Bene, torno velocemente alla presentazione. Fatemi sapere se non. Eccomi. Per dirvi brevemente quella che è la sostenibilità ambientale della fase agricola, che si basa su alcune schede di rilievo degli input agricoli e l'apporto di biomassa al suolo, perché questo ci consente di trasformare in
CO2 equivalenti tutto il gasolio e i fitofarmaci utilizzati per poter così, questo in realtà, come vedete, questo è il rinnovamento, è un esempio di quello che è stato dalla preparazione dell'etto di semina dell'anno scorso ad adesso, in cui vedete che non c'è stato né diserbo né concimazione minerale. Quindi sono colture estremamente a basso input e quindi l'alternanza in un cropping system che comprende il grano che, come abbiamo sentito, è la coltura prevalente, insomma, in alcune di queste aziende, è chiaro che è un'alternativa che può essere estremamente importante perché, come tutti sapete, da un punto di vista ambientale, l'incremento, la diversificazione delle rotazioni porta dei grossi vantaggi di tipo ambientale. Per quanto riguarda, ora riferisco rispetto agli altri partner, non mi dilungo oltre, ovviamente sono a disposizione per eventuali domande che spero avremo tempo di fare. Per quanto riguarda la sostenibilità economica, questo è un esempio di quello che sono i costi di produzione che andremo a analizzare da un punto di vista agricolo. Questa è l'annata 2019 che, come avete sentito, è stata un'annata molto particolare e problematica, per cui per questa fase istruttoria che si è prolungata oltremodo e quindi i partner pubblici hanno avuto delle difficoltà. Quindi i costi di produzione qui sono puramente indicativi, però già ci consentono di fare delle prime valutazioni che stiamo svolgendo. Il secondo aspetto della sostenibilità economica è quella di analizzare quella che è la catena del valore, cioè questo è l'esempio, ad esempio, delle biomasse per estrazione della canapa, che è una delle filiere a più elevato valore aggiunto, e anche però una delle più complesse probabilmente. Vedete, in rosso ci sono le fasi che hanno le maggiori criticità e la linea tratteggiata indica delle alternative al percorso. Ad esempio, nella raccolta, trasporto, essiccazione nell'essiccatore, confrontata invece con la raccolta, poi l'essiccazione in azienda, il trasporto e stoccaggio. Quindi le criticità, per esempio, di questa fase sono il tempo di raccolta, che deve essere molto tempestivo, il trasporto e l'essiccazione, anche questa in tempi brevi. Quindi qui in questa figura vedete, ad esempio, due ipotesi di essiccazione, una eseguita in azienda oppure eseguita in impianto. E questo è insomma quello che si sta sviluppando, perché per realizzare un'analisi economica, come anche quella ambientale, come dicevo, la prima cosa è identificare esattamente quali sono le alternative e le fasi per definirne la criticità. Per quanto riguarda la comunicazione, la Erata si occuperà, si sta occupando della diffusione al mondo agricolo. Quindi, realizzando delle visite ai campi, due sono state già realizzate lo scorso anno, delle tre previste, e poi, a partire da quest'autunno, si dovranno sviluppare dei corsi di 8 ore, quindi molto agili, però in quattro province, anzi sì, in quattro province toscane, che saranno appunto coltivare la canapa, coltivare il lino e cameline, coltivare il cardamo, in cui si verranno fornite tutte le informazioni per favorire la diffusione effettiva di questo modello di rotazione e quindi dell'inserimento di queste colture nelle rotazioni esistenti a seconda delle specificità delle diverse province toscane. Per quanto riguarda il partner Accademia dei Giorgofili, che sta realizzando questo progetto, presentazione del progetto come conferenza web, e poi presenterà i risultati finali nell'ottobre del 2021.
è già stata realizzata una pagina web dedicata nel sito dei Giorgofili, e queste sono le altre attività previste nel prossimo futuro. Infine, vado alla conclusione, la divulgazione al grande pubblico, che è realizzata ad opera di Legambiente Toscana, che ha già realizzato il sito che vi invito a visitare, perché è ricco veramente di diversi materiali, che è cobraf.it, niente di più semplice, e ci sono anche dei profili social come Facebook, coprodotti da Biografinerie, o Instagram PS Cobraf, dove ci sono, che vengono aggiornati, e dove ovviamente c'è anche l'attività che stiamo svolgendo oggi. Infine, per l'altra attività per la divulgazione al grande pubblico che viene sviluppata da Legambiente Toscana è quella della partecipazione ad eventi toscani. Questo, come immaginate, è l'attività che ha trovato le maggiori difficoltà, forse, di tutte quelle che abbiamo sentito quest'anno per effetto della pandemia, ma tuttavia sono state nel 2019 già realizzate due attività: la settimana dell'innovazione e lo sviluppo rurale a marzo scorso, proprio a inizio progetto, e all'Expo Move a Firenze. Nel prossimo futuro è stato anche realizzato questo roll-up con le attività del progetto, e verranno istituiti degli angoli di comunicazione, probabilmente anche quest'estate e nei prossimi a Festambiente, probabilmente nelle modalità in cui questi eventi verranno realizzati. E questa è l'attività che chiaramente è stata più in discussione, insomma, cioè in rivisitazione, in riaggiornamento per gli eventi. Bene, ho finito, vi ringrazio dell'attenzione.